Ecco, in questo momento voi siete lì, che state guardando me da qualche parte, ovunque voi siate, e io sono qui e la situazione che si sta creando, almeno la finzione sulla base di cui si sta svolgendo questa specie di strana conversazione fra me e voi, è il fatto che qui si sta parlando, voi siete lì, io sono qui. Se voi non aveste mai visto la televisione, se voi non aveste mai visto il cinema, voi magari pensereste che qui c'è un fantasma, il fantasma di un signore che vi sta parlando di qualcosa. Un po' come in quel famoso film dei Fratelli Lumière, che in una sala parigina proiettano questo treno che arriva in stazione, la gente che non aveva mai visto il cinema ha pensato che davvero un treno entrasse in stazione e si è alzata e scappata perché non voleva finire sotto il treno. Ora noi sappiamo invece il meccanismo che sta dietro. Ecco, tutto sommato questa è una banale decostruzione, cioè sapere quali sono le condizioni tecniche che stanno alla base di questo tipo di comunicazione che sta avvenendo fra me e voi. Quindi un decostruttore del 1895 avrebbe detto ai signori nel cinema parigino: tranquilli signori, la verità è che quel treno non vi sta davvero arrivando addosso, è semplicemente una registrazione. Un decostruttore un po' più ambizioso avrebbe potuto dire: e guardate che quell'immagine, dal momento che potrà essere già continuamente ripetuta, non è più qualcosa di effimero, ha già acquisito uno statuto ontologico diverso, tant'è vero che molto più che 100 anni dopo noi possiamo continuamente vedere quell'arrivo del treno in stazione, mentre quel treno là non c'è più, non ci sono più le persone che stavano nella stazione originaria, tutto quello è scomparso, mentre questo è salvato e inserito dentro il documento. Tutto è più complicato di quello che sembra. Ciò che si presenta ha dietro di sé qualcosa che non si presenta e che lo rende possibile. Bisogna anche diffidare della semplicità, non per un gusto della complicazione fine a se stessa, ma anche perché la semplicità spesso può essere fuorviante, spesso può essere ingannevole, spesso può essere ideologica. Nel nostro mondo, per esempio, siamo pieni di miti, di slogan, di semplificazioni, e il compito del filosofo è di smontare questi miti, far vedere cosa sta dietro alle semplificazioni, rendere un po' più complicate le cose, perché se noi riusciamo a vedere cosa sta dietro la semplicità, l'apparenza delle cose, stiamo al mondo in una maniera più vera, più giusta e più consapevole che non restando presi all'abbaglio della prima cosa che si presenta, proprio come quei signori che scappavano di fronte a un treno al cinema a Parigi. Jacques Derrida nasce nel 1930 in un quartiere di Algeri, El Biar, da una famiglia di ebrei sefarditi e da bambino sogna di diventare un famoso giocatore di calcio. Si trasferisce presto in Francia, dove seguirà gli studi con scarso interesse. Proprio a causa del suo carattere poco incline al rigore e alla disciplina, il rapporto con gli studi risulterà piuttosto problematico. Nel 1951, dopo una serie di difficoltà, è ammesso all'École Normale Supérieure di Parigi, dove si laurea nel 1954. In questo periodo si interessa della filosofia esistenzialista di Sartre e legge con crescente interesse Heidegger, Nietzsche e Husserl. Nel 1957 ottiene una borsa di studio per l'Università di Harvard e si trasferisce negli Stati Uniti. Da questo momento in poi, Derrida inizia un percorso accademico che lo porterà nel giro di un decennio a raggiungere una grande notorietà sia in patria che all'estero. Nel 1966, con la conferenza dal titolo La struttura, il segno e il gioco nel discorso delle scienze umane, Derrida inaugura un nuovo atteggiamento filosofico che chiama decostruzionismo, atteggiamento volto ad operare una decostruzione della tradizione filosofica occidentale
in nome di una libera interpretazione dei significati prodotti dalle diverse costruzioni metafisiche. La personalità di Derrida resta controversa ed eccentrica anche negli anni della maturità. Per esempio, acconsentirà solo nel 1979, durante i cosiddetti Stati Generali della Filosofia, a farsi fotografare in pubblico per la prima volta. Negli anni Ottanta il pensiero di Derrida è criticato da più parti a causa della sua ambiguità e della sua incomprensibilità, soprattutto dai cosiddetti filosofi analitici. Al punto che nel 1992 alcuni tra questi filosofi contestano l'attribuzione a Derrida della laurea honoris causa all'Università di Cambridge. Negli ultimi anni la filosofia di Derrida si concentra maggiormente sulle questioni politiche e su temi morali come l'amicizia e la morte. Muore a Parigi nel 2004 all'età di 74 anni. Derrida sarà dunque una figura controversa all'interno della tradizione filosofica che il suo lavoro intende distruggere. La filosofia è per Derrida un viaggio mai concluso. Ogni filosofia che si definisce in possesso della certezza rifiuta l'evidenza originaria della sua caratteristica fondante, la mutabilità. Importante filosofo del Novecento, Paul Ricoeur, a un certo punto ha ritenuto di riconoscere una tendenza della filosofia, un aspetto caratteristico della filosofia, nella scuola del sospetto. Lui ha parlato di scuola del sospetto raccogliendo sotto questo termine, sotto questa etichetta generale, Nietzsche, Freud e Marx. Ora, quello che hanno in comune questi tre pensatori è il fatto di avere per l'appunto introdotto criteri di smascheramento, di critica e di sospetto nei confronti di quello che ci viene tramandato, di aver introdotto tutto questo all'interno della filosofia. I pensatori della scuola del sospetto sono figure che, per dir così, giocano il gioco inverso all'uomo che gioca d'astuzia. Mentre l'uomo che gioca d'astuzia cerca di ingannarci, questi pensatori, con vie diverse, o mostrando la natura reale dei rapporti di produzione, come nel caso di Marx, o mostrando che cosa si nasconde dietro alle strutture di potere e di potenza, come nel caso di Nietzsche, o mostrando che cosa si nasconde dietro la coscienza, nel caso di Freud, fanno vedere la scena retrostante, smontano questa specie di gerarchia prestabilita. Bene, questo tipo di atteggiamento nel 68 parigino entra all'interno di un complesso sistema di relazioni e di figure filosofiche importanti. La generazione di Derrida e anche quella di Gilles Deleuze o di Michel Foucault, che sono un po' più anziani di lui, di Jean-François Lyotard e ancora, risalendo indietro, di Jean-Paul Sartre. Allora, tutti questi filosofi, pur nella differenza degli atteggiamenti politici, hanno in comune questo sguardo fondamentale, guardare con sospetto alla tradizione. Si tratta di avere un atteggiamento smascherante nei confronti di tutto ciò che ci viene trasmesso e anche dell'attualità che ci viene presentata. Io vorrei dire che Derrida è stato in primo luogo un pensatore dell'attualità, un pensatore che ha saputo coniugare la riflessione sull'attualità con la riflessione sulla classicità filosofica e contemporaneamente che è riuscito a
vedere in questo doppio livello il gioco tra l'arcaico, l'antico, il tradizionale e l'estremamente attuale, è riuscito a mettere in luce molto più vistosamente, molto più lucidamente che molti altri interpreti dell'attualità, i giochi e la complessità delle strutture sociali, e, insomma, è riuscito a cogliere qualcosa che molto spesso risulta semplificato, risulta minimizzato, risulta trascurato. Da questo punto di vista è proprio questo l'insegnamento della decostruzione. Decostruire per Derrida non significa semplicemente smontare quello che ci è stato consegnato dalla tradizione, significa mostrare che cosa c'è dietro a certi comportamenti, che cosa c'è dietro a certi pensieri, soprattutto mostrare che cosa c'è dietro alle varie gerarchie che stanno all'interno del nostro mondo, per esempio alla gerarchia uomo-donna, dove l'uomo sarebbe in una posizione di superiorità rispetto alla donna, oppure europeo o non europeo. Sono momenti in cui si discute anche molto della cosiddetta decolonizzazione e poi di problemi che seguono alla globalizzazione e poi coscienza e inconscio, tutte queste coppie binarie che costituiscono il discorso filosofico. Bisogna far vedere come ci siano dei continui rapporti di interdipendenza fra queste coppie che sembrano essere antitetiche, cioè ciò che sembra antitetico in realtà è complementare. Io credo che questo sia, se vogliamo, il grande nocciolo filosofico della dottrina della decostruzione, cioè ciò che viene rimosso, ciò che viene messo in secondo piano, ciò che viene tralasciato è in realtà una condizione di possibilità di ciò stesso che opera la rimozione. Per dire, la nostra tradizione è molto legata allo spirito, per esempio, e lo spirito inteso come libertà, come emancipazione, come qualcosa che è libero da qualunque tipo di condizionamento tecnico. Bene, ma al tempo stesso dobbiamo considerare che tutto quello che noi consideriamo libero, spontaneo, non mediato tecnicamente, in realtà trova la propria condizione di possibilità in strumenti tecnici, in funzionamenti del corpo che a sua volta è pieno di condizionamenti di tipo materiale, una grande quantità di cose che vengono espulse dal discorso filosofico e di cui invece un discorso filosofico consapevole dovrebbe farsi carico. La vita di Derrida si intreccia con gli eventi più significativi della storia del Novecento, che non mancheranno, soprattutto nei suoi ultimi anni di vita, di influenzare la sua riflessione e il suo pensiero. Derrida nasce in un periodo cruciale della storia europea, nel 1930, alla vigilia dell'avvento dei regimi totalitari e della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1940 la Francia è occupata dalle truppe naziste e l'armistizio che ne segue porta alla nascita della Repubblica collaborazionista di Vichy, capeggiata dal maresciallo Pétain, che durerà fino al 25 agosto del 1944, quando le truppe alleate liberano Parigi. Derrida, a causa della sua origine ebraica, viene espulso dalla scuola pubblica francese e costretto a proseguire gli studi all'interno di una scuola ebraica. Verso la fine degli anni 60, quando il successo e la fama internazionale di Derrida cominciano ad affermarsi, la Francia viene nuovamente percorsa da sommovimenti politici, ma di ben altra natura, il 68. Derrida, che rifiutava gli aspetti ideologici del movimento, resta ai margini della protesta e non partecipa attivamente alle contestazioni del famoso Maggio francese. Di lì a poco, però, il filosofo si impegnerà in prima persona nella protesta contro il governo francese, che voleva abolire l'insegnamento della filosofia dalle scuole secondarie. Convoca così gli Stati Generali della Filosofia, a cui partecipano altri 1200 studiosi della materia.
Gli ultimi anni della vita di Derrida si svolgono in un altro momento di grande tensione internazionale. L'11 settembre del 2001, gli Stati Uniti subiscono il celebre attentato alle Torri Gemelle, organizzato dal gruppo terroristico Al-Qaeda. Per il filosofo, l'attacco alle torri non è considerabile un evento di portata storica in quanto tale. Esso risulta meglio descritto dalla categoria concettuale dell'impressione. È proprio l'insieme di impressioni proposte dai media che ha dato luogo alla convinzione che l'11 settembre fosse un evento mondiale di portata epocale. Derrida vivrà quindi abbastanza per vedere gli eserciti europei partire insieme agli Stati Uniti per due nuove guerre, in Afghanistan e in Iraq, contro un nemico nuovo ed oscuro, il terrorismo internazionale. Derrida è stato uno dei pensatori che maggiormente hanno segnato con la loro presenza la scena filosofica del Novecento, e questo fino alla sua morte che è avvenuta nell'ottobre del 2004. Allora, a cosa si deve questo tipo di presenza così grande che chiunque, per esempio, può verificare con un sistema empirico che avrebbe affascinato probabilmente Derrida, così attento a tutte le questioni che hanno a che fare con la scrittura e le trasformazioni tecniche del mondo presente? Per esempio, se andate a mettere il nome Jacques Derrida su Google, vedrete questa quantità enorme di citazioni, cioè il tipo di influenza così vasta che è esercitato sul mondo presente. Allora ci chiedevamo a cosa si deve questo tipo di influenza. Io credo che stia proprio nel fatto che Derrida è riuscito a coniugare degli elementi che sono una parte un enorme, quasi spasmodico interesse per l'attualità, per il momento preciso in cui noi viviamo, e dall'altra un riferimento a dei temi che sono quelli eterni della filosofia, il significato di che cosa c'è, il nostro rapporto con la morte, che cosa vuol dire essere presenti, che cosa vuol dire scomparire, che cosa vuol dire pensare, che cosa significa tecnica, che cosa è natura, che cosa è spontaneità. Tutto questo è stato al centro della riflessione di Derrida, che è stato capace di parlare contemporaneamente di televisione e di Platone. Lui in effetti ha scritto di entrambe queste cose, così come di tutto quello che sta in mezzo fra la televisione e Platone. Ecco, per dare un'immagine, quasi una cartolina, di che cos'è il pensiero di Derrida, o meglio di che cos'è la decostruzione, quel tipo di operazione che lui cercava di fare rispetto al pensiero, possiamo prendere come esempio questa cartolina, una cartolina di cui lui aveva preso tante copie, che usava per la corrispondenza, per piccole comunicazioni, e che in effetti riproduce un disegno di un manoscritto, una miniatura, la Bodleian Library di Oxford, in cui si vedono Socrate e Platone. Uno dice, è normale, sono immagini di filosofi, solo che la cosa curiosa è che noi vediamo un filosofo che detta e un filosofo che scrive. Allora uno sarebbe portato a dire, il filosofo che detta è Socrate e il filosofo che scrive è Platone, perché noi abbiamo visto Socrate era il filosofo famoso per non scrivere, poi dopo c'è invece quest'altro filosofo, il suo allievo, che scrive sotto dettatura. Tutti i dialoghi di Platone sono rappresentati come se riproducessero la dettatura di Socrate, solo che nella miniatura c'è qualcosa di diverso. C'è scritto sopra al filosofo che detta, c'è scritto Platone, e sotto c'è il filosofo che scrive e Socrate. Un'inversione di rapporti, rapporto tra maestro e allievo, così come rapporto tra parole e scrittura. Come se ci fosse una scrittura che precede la parola. Ma se noi ci pensiamo, è vero, la scrittura precede sempre la parola, nel senso che le parole, per essere comprese, devono essere codificate. Noi non è che ci inventiamo le parole. Quando parliamo ci riferiamo ad un codice, quindi c'è già qualcosa di prescritto, di preregistrato nella nostra mente, che
rende possibile questo apparentemente libero parlare, libero pensare, qualcosa che noi consideriamo come totalmente spontaneo. Allora, in che senso uno può iniziare una riflessione sull'attualità partendo dalla scrittura? Per questo, secondo me, è stato uno dei più grandi lasciti filosofici di Derrida. Derrida, nella metà degli anni 60, inizia a riflettere sull'attualità partendo dalla scrittura, proprio nel momento in cui la scrittura sembra uscire dall'attualità, sembra rimanere relegata a tempi remotissimi, a spazi e mondi che non fanno più parte del tempo attuale. Io vorrei che noi riflettessimo su questa circostanza, proprio per riuscire a capire il punto d'attacco che Derrida ha sulla filosofia. 2001, Odissea dello spazio, è un film del 1968 e sta parlando di fantascienza. Bene, in questo film di fantascienza del 1968, quelli che stanno sull'astronave usano delle normali macchine per scrivere, per le rare volte che devono scrivere, sono delle macchine da scrivere elettriche perché sono su un'astronave, però usano delle normali macchine per scrivere. E c'è un cervello elettronico, ma per l'appunto è come all'epoca si usava, un cervello elettronico, cioè un cervellone che parla e che simula il pensiero, non un personal computer di quelli che poi hanno invaso il nostro mondo. Allora uno può riflettere su questa circostanza, e cioè il fatto che a pochissima distanza dall'irruzione della scrittura all'interno del nostro mondo, ancora un film di fantascienza non prevedeva tutto questo, non riusciva a concepirlo, proprio perché l'ideologia dominante era che sarebbe appunto scomparsa la scrittura, saremmo entrati in un mondo fatto di telefoni, di radio, di media, come si diceva allora, caldi, fatti semplicemente di immagini ed effimeri, e quella vecchia cosa che era la scrittura sarebbe scomparsa. Ora va a onore di Derrida il fatto che in questo libro della grammatologia, che esce nel 1967, vale a dire un anno prima del film di Kubrick, e soprattutto un libro di filosofia che non si tendeva di essere un film di fantascienza, bene, in questo libro Derrida dice: noi non dobbiamo illuderci sul fatto che scomparirà la scrittura, può darsi che ci sarà la fine del libro, però sicuramente come mezzo di comunicazione, come mezzo di conservazione del sapere, può darsi, anche se non è detto che qualcosa del genere avvenga, però ricordatevi che ci sarà l'esplosione della scrittura. Ora, effettivamente, questa esplosione della scrittura è esattamente quello che è avvenuto. Noi ci siamo trovati di fronte a questo gigantesco mondo del web, a questo gigantesco mondo di computer e di sistemi di scrittura che hanno effettivamente garantito la globalizzazione, l'esplosione dell'universo della comunicazione che si è trasformato in un universo eminentemente scritto, la moltiplicazione degli strumenti di registrazione che hanno trasformato tutto ciò che apparentemente è anche effimero. Si diceva una volta verba volant, scripta manent, però se appunto uno guarda quello che sta succedendo in questo preciso momento, io sto pronunciando delle parole, però queste parole che pronuncio è come se fossero scritte, perché adesso abbiamo dei sistemi di registrazione estremamente potenti ed estremamente economici che fanno sì che quello che sto dicendo entrerà lì in un dischetto che potrà essere ripetuto moltissime volte. Allora, e questo l'enorme irruzione che ha luogo nell'attualità, secondo Derrida, è questo potere della registrazione della scrittura, un potere che nessuno in fondo aveva previsto, ma questo banalmente perché uno diceva c'è stato da sempre, e invece nel momento in cui si parlava tantissimo di una società della comunicazione, Derrida capisce che
quello che avrebbe caratterizzato la società postmoderna sarebbe stata l'esplosione della registrazione, cioè le enormi possibilità di archiviazione, di registrazione, di immagazzinamento di dati e di immagini che caratterizza il mondo contemporaneo. Uno sguardo superficiale verso l'attualità e dire beh, l'attualità che cos'è? È comunicazione, l'irruzione di qualcosa, avremo degli aerei, voleremo, finiremo chissà dove. Invece dice no, no, guardate, dentro l'attualità, quello che sta entrando dentro l'attualità sono cose vecchissime, vecchie come le piramidi, vecchie come la scrittura, e che tuttavia trasformeranno enormemente l'attualità, la possibilità che in una cosa grossa così, in un pendrive come ne abbiamo tutti in tasca, si possa conservare altrettanto materiale scritto che nella famosa biblioteca di Alessandria d'Egitto, beh, questo fa veramente impressione. E va detto che io ricordo una delle ultime volte che ho visto Derrida nel luglio del 2004, lui non sapeva che esistessero dei pendrive, cominciavano a circolare allora, erano ancora più grossi di quanto siano adesso, e ha guardato ammirato questo oggetto perché pensava che proprio qui dentro si sarebbe potuto conservare un'intera presenza. E con questo appunto passiamo, per dir così, dall'interesse nei confronti dell'attualità all'interesse nei confronti, non dico dell'eterno, ma di ciò che costituisce un problema eterno per gli uomini, cioè la presenza, la vita, che cos'è che noi chiamiamo presente e che cosa è che invece è caduco e che è destinato a morire. Grazie alla scrittura, secondo l'antropologo britannico Jack Goody, per l'uomo è stato possibile addomesticare il pensiero e permetterne una evoluzione che consentisse processi quali l'astrazione, la formalizzazione, la logica, l'analisi, la sintesi e l'ipotesi, e quindi la formazione di nuove teorie. Grazie ad essa è quindi possibile l'innovazione, l'oggettività e il distacco. La scrittura ha portato anche ad una perdita dell'importanza della memoria. Ad esempio, per i cittadini dei paesi occidentali è assai difficile ricordare i nomi degli avi, mentre nelle società ad oralità diffusa questa è una forte necessità per dimostrare il possesso di una proprietà. La lettura, rispetto alla trasmissione orale, è un processo soggettivo che prevede una metabolizzazione privata, riflessiva e libera delle conoscenze. Inoltre, la scrittura permette di unire il pensiero concreto, legato all'esperienza, al pensiero astratto. Si ritiene che l'avvento della scrittura abbia condotto l'umanità non solo alla letteratura, alla poesia, al progresso, ma anche a sentimenti come l'individualismo e il nazionalismo. Una figura come l'artista individuale, il poeta, è impensabile in una società ad oralità diffusa. Mentre in una società in cui è presente la scrittura, ciò che si scrive può portare alla censura e alla persecuzione. Infine, senza la scrittura, le grandi religioni non avrebbero avuto modo di esistere, perché sarebbe stata impossibile la presenza degli intoccabili testi sacri. Derrida è stato sempre, come tutti d'altra parte, ossessionato dalla consapevolezza di dover morire,
Questo anche perché, come tutti d'altra parte, o come quasi tutti d'altra parte, amava moltissimo la vita. Allora, la riflessione sulla scrittura in realtà è un tipo di riflessione che getta luce sulle caratteristiche del vivere e del morire. Si è visto come Heidegger in Essere e Tempo abbia definito come caratteristica propria della vita umana il fatto di misurarsi con la propria fine, che quindi per noi esseri viventi significa mettersi in contatto in maniera essenziale con questa mortalità. Ora però il problema che cerca di sviluppare Derrida è questo: se le cose stanno in questi termini, se il nostro vivere è misurarsi costitutivamente con la morte, allora sembrerebbe che già nel nostro essere in vita è presente una forma di mortalità, è presente una forma di caducità, nel senso che già nella vita attuale della nostra coscienza è compresa la possibilità della sparizione. Questo da una parte. D'altra parte, tuttavia, noi abbiamo una risorsa straordinaria per ridurre i rischi di questa sparizione. E questa risorsa è la scrittura, la traccia, la registrazione, il lasciar tracce in generale. Quindi, da una parte noi abbiamo l'idea del caduco, dall'altra parte noi abbiamo l'idea di una forma di sopravvivenza che è data appunto dalla traccia della registrazione. E sempre questa è stata la cultura umana, in definitiva è questo lasciar tracce, questo deporre tracce dappertutto, monumenti, manoscritti, opere d'arte. Perché tutto questo lasciar tracce? Beh, essenzialmente per porre un limite a questa essenziale caducità che è quella dell'essere umano. Io credo che un buon modo per caratterizzare l'ontologia di Derrida, il discorso di Derrida su quello che c'è, è di definirlo come una specie di ontologia ansiosa. Ontologia ansiosa nel senso che è un'ontologia che ci fa capire come nel cuore della presenza, nel cuore dell'essere, nel cuore di quello che c'è, c'è la possibilità della sparizione. Ecco, stavamo cercando di capire un po' in che modo la filosofia di Derrida possa realizzare questa specie di sospensione o di, come dire, di commistione fra dei temi di un'attualità estrema e quelli di una tradizione filosofica remota, anche antica. Come succede che un libro come questo qua, della grammatologia, che esce a metà degli anni 60, sembra anticipare, proprio prendendo nei repertori più vecchi della filosofia, parlando di Platone, parlando di Husserl, parlando di Rousseau, viene a parlarci in realtà di un'attualità che è poi quella che è venuta a esplodere subito dopo, cioè l'attualità dei computer, l'attualità dei sistemi di registrazione, l'attualità dei memory stick, l'attualità dei telefonini che diventano dei sistemi per scrivere. Che tipo di relazione c'è tra questa scenetta medievale che ci racconta una storia ancora più antica, quella appunto di Socrate e di Platone, dove appunto, come dicevo prima, vengono invertiti i ruoli ed è Platone che detta Socrate, e questo aggeggio qua, questo tipo, il telefonino che diventa una macchina per scrivere. In fondo anche questo è un capovolgimento curioso. Uno avrebbe pensato che una volta inventato il telefono mai più si sarebbe ritornati a scrivere, perché in definitiva una volta che puoi parlare, perché diavolo devi scrivere? Ma perché scrivere serve? Perché scrivere, diversamente dal parlare, se non hai dei sistemi di registrazione, è effimero, mentre
se tu poi riesci a registrare, allora hai definito qualcosa come una presenza, qualcosa che non scompare. Ed è qui appunto che si passa dall'attualità, dall'analisi di quello che succede dentro all'attualità, a ciò che invece è centrale per una riflessione, dicevo prima, di ontologia, cioè di riflessioni rispetto a quello che c'è. Qui possiamo intanto mettere a fuoco un pensiero caratteristico di Derrida, che in fondo è come se riassumesse la sua filosofia, ed è un pensiero che lui ha elaborato nella sua forma più analitica, più dettagliata, in un libro del 1967 che si intitola La voce e il fenomeno, e che si presenta come un commento a Husserl, cioè al padre della fenomenologia. A un certo punto lui, Derrida, si chiede: che cos'è che noi definiamo come presenza? Che cos'è che noi definiamo come presente? E in un certo senso per noi questa stanza, la stanza in cui mi trovo in questo momento, è più presente di quanto non sia io presente in questa stanza, per il banale motivo che qualche ora fa io non ero in questa stanza e fra poco io non sarò più in questa stanza. Allora, se noi diciamo che questa stanza è presente, supponiamo che l'essere presente della stanza sia un essere più presente di qualcosa che è transitorio nella stanza, per esempio di me come abitatore di questa stanza. Che cosa significa questo? Significa che la presenza è il risultato della possibilità della sparizione. Presente è ciò che c'era prima di me e ciò che ci sarà dopo di me. Quindi la presenza non è un dato semplice, un dato immediato, niente è mai semplice nella prospettiva di Derrida, così come niente è mai semplice nella vita. Allora, presente è ciò che si dà in base alla possibilità, alla previsione di qualcosa che è meno presente. Io sono meno presente del mondo. Per quale motivo? Perché il mondo c'era già quando io sono venuto al mondo e continuerà ad esserci quando io me ne andrò dal mondo. Quindi la presenza è il risultato di due non presenze, è il risultato della mia possibilità di sparizione e del mio arrivo a un certo punto nel mondo. Questo è l'aspetto, se vogliamo, concettualmente complicato, ma è anche il nocciolo della filosofia di Derrida. Platone nel Fedro racconta che il re egiziano Tamus, di fronte all'offerta della scrittura propostagli dal dio Teut, rifiuta l'offerta perché considera la parola di molto superiore al linguaggio scritto. Nella tradizione filosofica occidentale, grazie all'immediatezza con la quale la parola esprime il pensiero, vi è sempre stata la convinzione che nella parola il senso dell'essere e la verità si presentino immediati, mentre il linguaggio scritto risulta distante e menomato. È in questo quadro che Derrida indaga il rapporto tra oralità e scrittura. Secondo il filosofo francese, la scrittura, durando nel tempo assai più della parola pronunciata, toglie al suo messaggio la collocazione spazio-temporale, rendendolo suscettibile di interpretazioni diverse nel corso delle diverse epoche storiche in cui lo si indaga. La riflessione sul logocentrismo fatta da Derrida rimane uno dei tentativi più raffinati per una lettura contemporanea della tradizione filosofica alla base della nostra civiltà. La presenza non è qualcosa di semplice, è qualcosa di costruito. È costruito a partire dalla nostra caducità,
eterno è semplicemente è qualcosa che non è caduco, ma allora il caduco lavora nella costituzione dell'eterno. Se non ci fosse caducità non ci sarebbe eternità. E notate, non il contrario, non è che noi misuriamo la caducità a partire dall'eternità, noi definiamo l'eternità a partire dalla nostra caducità. Si capisce bene quanto questo tipo di ragionamento debba alla riflessione di Heidegger, però vediamo anche l'estensione sistematica che Derrida riesce a dare a questo tipo di ragionamento, e direi anche la sua pregnanza esistenziale, nel senso che se le cose stanno in questi termini, si capisce per quale motivo la presenza, che è qualcosa di così importante per noi, è anche qualcosa di sempre effimero, di sempre minacciato dalla possibilità della sparizione, in questo senso che banalmente noi siamo presenti in questo momento, ma sappiamo che ci sarà un momento in cui cesseremo di essere presenti. Piaccia o no, comunque questo è il nostro destino. Allora, che tipo di rimedio l'essere umano è riuscito ad inventare rispetto a questa possibilità della sparizione che incombe su di lui? Beh, certo, non è possibile immaginare l'immortalità, o meglio, le religioni, certe religioni hanno pensato all'immortalità e hanno pensato ad una vita dopo la morte, però quello che il filosofo può fare è quello di pensare che noi abbiamo una specie di possibilità di sopravvivenza che sta appunto nelle registrazioni, nelle scritture. Scrivere è un modo per scrivere nel senso più generale, lasciare tracce, riuscire a lasciare manifestazioni di noi anche al di là della nostra presenza immediata, è il modo per restare presenti al di là della possibilità che è sempre all'orizzonte della nostra sparizione. Allora, uno si rende conto non solo di per quale motivo è stata così importante esistenzialmente la scrittura per Derrida, ma perché per tutti noi sono così importanti le registrazioni, per quale motivo il mondo sociale sia così pieno di registrazioni, ci siano così tanti documenti, ci siano così tanti libri, ci siano tante testimonianze, monumenti, perché il mondo sociale è così pieno di oggetti che hanno come unico scopo quello di conservare la memoria? Beh, evidentemente la risposta è molto semplice, si tratta di altrettante barriere che si costruiscono di fronte alla possibilità della morte. Questa è un'osservazione molto banale, certo non è una considerazione così sorprendente, così straordinaria, così filosofica, però se riusciamo a coglierne tutte le implicazioni, allora abbiamo dato insieme la chiave di volta di che cos'è la realtà sociale è fatta appunto da queste registrazioni rispetto a cui noi diamo consistenza ai nostri impegni, ai nostri ruoli, ai rapporti interumani, al denaro, a tutte queste cose, ma anche di un sistema per arginare un po' questa specie di caducità che è propria dell'essere umano. In fondo sono questi paradossi rispetto alla temporalità, quelli con cui meglio si può cogliere la filosofia di Derrida. Io credo che un buon modo potrebbe essere quello di rifarsi proprio ad una barzelletta che lui una volta aveva raccontato. Lui in effetti era non un grande raccontatore di barzellette, però effettivamente un raccoglitore di barzellette, anche perché abitando fuori Parigi gli capitava di passare un po' di ore in macchina tutti i giorni per andare e tornare a Parigi, e quindi sentiva molto la radio, anche delle barzellette alla radio. Non so se questa l'avesse sentita alla radio o dove, ma comunque mi sembra che sintetizzasse molto bene alcuni aspetti del suo pensiero. C'è la fattoria degli animali che un bel giorno decide di fare il picnic, e allora partono portandosi, viene fuori il gatto, il cane, la pecora, l'agnello, eccetera, eccetera, eccetera. Camminano, trovano finalmente il posto adatto, si mettono lì e a questo punto stanno per mangiare quando si rendono conto che hanno dimenticato l'apriscatole.
e questo può rovinare il picnic. A questo punto la tartaruga dice: va bene, vado io a prendere l'apriscatole. Ah, però attenzione, guai se cominciate a mangiare prima che io sia tornato. No, va bene, promettete. La tartaruga parte, passa un'ora, passano 2 ore, passano 3 ore, passano 4 ore e a un certo punto comincia a calare la sera e un animale comincia a dire: beh, però tutto sommato magari potremmo almeno cominciare con gli antipasti. E il gatto dice: ma sì, in effetti potremmo, dai, un paio di olive possiamo mangiarle. E il cane dice: no, abbiamo promesso che no, non mangeremo, gli abbiamo promesso, se no è proprio un'offesa quella che stiamo per fare. Beh, però no, tutto sommato, sì, no, insomma, c'è un po' di dibattito, stanno alla fine per toccare la prima oliva del picnic, quando dal fondo della radura la tartaruga dice: guardate che se cominciate a mangiare io non vado a prendere l'apriscatole. Allora, cos'è il tipo di paradosso che si nasconde dentro questa storia? La possibilità di un equivoco radicale all'interno della nostra vita è una possibilità reale. Ora, perché tutto questo? Beh, appunto perché siamo delle strutture che sono costitutivamente finiti, siamo degli esseri costitutivamente finiti, che però coltivano al proprio interno un sogno di una presenza e di un infinito. Quindi siamo tutti quanti più o meno sempre nella situazione della fattoria degli animali, siamo tutti a misurarci per esempio su dilemmi etici, mangiamo o non mangiamo, aspettiamo o non aspettiamo che ritorni la tartaruga e poi magari di colpo scopriamo che la tartaruga in realtà non è neanche ancora partita. Allora, questo tipo di relazione è sempre una relazione tra il finito e l'infinito, così come lo vedevamo prima nella questione della presenza. Noi in fondo consideriamo la presenza come qualcosa di strutturalmente infinito, proprio perché misuriamo questa presenza strutturalmente infinita a partire dalla possibilità della nostra sparizione, cioè a partire da la nozione di presenza che abbiamo noi in quanto esseri finiti. Per quanto riguarda le caratterizzazioni generali del pensiero di Derrida, punto numero uno, la meditatio mortis, cioè la filosofia come qualcosa che dovrebbe riconciliarci con la morte. Poco prima di morire, Derrida ha rilasciato un'intervista a questo quotidiano francese Le Monde, una lunga intervista, intitolata «Io sono sempre in guerra con me stesso», che coglieva poi una caratteristica di quest'uomo appunto molto fatto di contrapposizioni, di conflitti interni. In Francia si sapeva che lui era malato e quindi a un certo punto l'intervistatore gli dice «So che lei è Derrida prosegue: «Sì, lo so, sono molto gravemente malato. Cerco di riflettere su questa circostanza e io so qual è l'ingiunzione filosofica fondamentale rispetto a questo punto, ed è il fatto che l'ingiunzione filosofica fondamentale è filosofare e imparare a morire». Con questo Derrida si riferiva al classico atteggiamento di Socrate, per cui il filosofo è qualcuno che desidera morire, che sa riconciliarsi con la morte, e poi più prossimamente a quello che dice Montaigne: filosofare e imparare a morire. Allora, questo sarebbe l'ingiunzione fondamentale. Io lo so che questa è l'ingiunzione fondamentale e che questo tipo di ingiunzione fondamentale è quello che ci insegna che imparare a morire per il filosofo è imparare a vivere. Noi impariamo a morire e impariamo a vivere proprio imparando il fatto che
noi siamo mortali. Io lo so che questa è l'ingiunzione fondamentale, però al tempo stesso non sono riuscito a rassegnarmi fino alla fine a questa ingiunzione. Cioè c'è al tempo stesso la consapevolezza di questa finitezza e l'idea che non riesco a rassegnarsi. In realtà nessuno riesce davvero a rassegnarsi a morire, anche i filosofi. Allora, che cosa risulta da questo conflitto? L'istanza filosofica, filosofare, imparare a morire, impari a vivere nel momento in cui impari a morire, il fatto che nessun vivente si rassegna all'idea di essere mortale. Che cosa risulta da questo tipo di contrapposizione? Beh, appunto, l'elaborazione di quelle che potremmo chiamare tecniche di sopravvivenza. E queste tecniche di sopravvivenza non sono le tecniche di sopravvivenza che si insegnano a quelli che sono finiti nella giungla, quindi trovare, farsi il fuoco da soli oppure ripararsi, costruirsi una capanna. Le tecniche di sopravvivenza sono tecniche di scrittura, di registrazione, di trasmissione del sapere. E allora questo appunto ci porta al secondo filo di Derrida, che è il ruolo della scrittura nella costituzione della presenza, della sopravvivenza e della creazione del sapere. Un ultimo aneddoto in questa storia un po' piena di aneddoti, prima di passare invece all'esposizione della fase della teoria. Questo è un aneddoto che Derrida aveva raccontato, che lui era molto amico di un altro filosofo francese di cui abbiamo parlato, cioè Michel Foucault. Michel Foucault era più anziano di lui di qualche anno, pochi anni in realtà, 4 anni, però da giovani questi tipi di differenze sono importanti, e questo ha fatto sì che Foucault fosse stato un suo professore alla Scuola Normale Superiore di Parigi, dove tutti e due avevano studiato. C'era questo giovane laureato che era un po' diventato il maestro di Derrida. Passava il suo tempo, faceva dei lavori di tipo storiografico, e passava il suo tempo alla Bibliothèque Nationale a Parigi, e poi dava lì appuntamento, e una volta c'era Derrida che era andato da Foucault e gli diceva: guardi, il problema è che io non ho delle idee. Caro Foucault, è un problema, io vorrei fare il filosofo, però mi rendo conto di non avere delle idee, non so che cosa scrivere, devo scrivere la tesi, non so assolutamente che cosa scrivere. E Foucault dice a Derrida: guardi, scriva, vedrà che le verranno le idee. Sulla base di questo scriva, vedrà che le verranno le idee, Derrida ha scritto qualcosa come 100 libri. Questa è una lista dei libri che ha scritto Derrida. Prende 3 pagine fitte al fondo di un suo libro, di nuovo non piccolo. Allora dice: ma cos'è questa? È la vita di un grafomane? No, è la vita di uno che è riuscito a capire il ruolo che ha la scrittura e la registrazione non soltanto nella preparazione delle nostre strategie di sopravvivenza, ma anche nella costituzione delle idealità e della scienza. Allora, il pensiero di Derrida adesso, finora l'abbiamo presentato come se si trattasse di un'unica immagine statica, un'immagine statica che si caratterizza per la compresenza sempre di 2 livelli, il livello dell'attualità e il livello dell'eterno, il livello del finito e il livello dell'infinito, il livello del quotidiano e il livello del sofisticato dal punto di vista filosofico e concettuale. Ora, io credo che appunto, se noi volessimo dire che cos'era decostruzione, questo nome che è rimasto legato così tanto al pensiero di Derrida, che in fondo lo caratterizza, Derrida è la decostruzione, di decostruire la tradizione, di decostruire l'attualità, di decostruire la filosofia, bene, tutto questo dopo tutto significa semplicemente riuscire a mantenere la compresenza di questi 2 livelli, un livello alto e un livello basso, un livello antico e un livello moderno, un livello personale e un livello filosofico. Se invece
volessimo cercare di scandire le fasi attraverso cui Derrida ha articolato questo pensiero fondamentale, troveremmo tre grandi momenti. Un primo momento che è quello che vede Derrida molto legato alla fenomenologia, un secondo momento in cui Derrida si stacca dalla fenomenologia e comincia ad articolare una riflessione profondamente originale a partire dalle proprie basi filosofiche, e un terzo momento in cui la riflessione che ha elaborato viene applicata al mondo dell'etica, della politica e delle circostanze più legate all'immediata attualità della scena pubblica e politica. Quindi la prima fase la chiameremo la fase fenomenologica, che va dal 1952 al 1967, poi abbiamo la fase che va dal 67 fino approssimativamente al 1980, in cui invece Derrida è impegnato nell'elaborazione del suo pensiero dal punto di vista teorico, e in questo c'è un sistematico confronto di Derrida praticamente con tutti i grandi autori della tradizione filosofica, da Hegel a Platone, ad Aristotele, a Kant. Non c'è nessun grande filosofo, diciamo così, anche fra i contemporanei, compreso Freud, oltre che Heidegger ed altri, in cui quindi c'è la messa a punto del pensiero attraverso il continuo confronto con il pensiero di altri filosofi, e finalmente appunto dal 1980 approssimativamente, quindi non abbiamo una fase precisa, una data precisa, come invece avevamo per il passaggio alla prima e alla seconda fase, in cui queste acquisizioni teoriche vengono declinate sul piano etico e politico. Allora, queste sono le tre grandi epoche in cui noi possiamo scandire il pensiero di Derrida. La metafora della cartolina postale per Derrida ben descrive i termini in cui deve presentarsi l'autentica filosofia. Dopo che una cartolina viene scritta, viene spedita e il testo ad essa affidato inizia il viaggio per raggiungere la sua destinazione. Nel suo viaggio la cartolina attraversa una serie di tappe. Viene imbucata, raccolta in un sacco postale che poi verrà portato su un treno fino ad un centro di smistamento, e poi recapitata. Ma la consegna rappresenta la fine della vita della cartolina. Il suo essere letta la svuota della sua missione. Per Derrida, l'unico modo affinché la filosofia non venga svuotata della sua missione e quindi rimanga viva è restare sospesa nella regione del non definitivamente detto, come la cartolina che deve rimanere in viaggio, come se non fosse mai consegnata. Il vero filosofare, quindi, è quel filosofare continuamente in viaggio che non si ferma di fronte alla sicurezza delle teorie immutabili, poiché una spiegazione stabile della realtà andrebbe contro la stessa natura mutevole della realtà. La filosofia è dunque il luogo entro il quale tutto rimane sospeso nel viaggio. I concetti, le idee, il senso che di volta in volta la filosofia elabora attorno a un particolare problema non possono rappresentare alcuna soluzione definitiva. Diverso era il senso delle cose nel Rinascimento rispetto a quello della modernità. Nel 1962 Derrida ha 32 anni, in fondo c'erano filosofi che hanno cominciato a pubblicare a 20 anni. Lui invece solo a questo punto pubblica, e oltretutto pubblica un testo che è strano, nel senso che la lunghissima introduzione ha un brevissimo testo di Edmund Husserl che è L'origine della geometria.
La storia è questa. Husserl in queste brevi pagine si interroga sull'origine della geometria e osserva questo. La geometria è una scienza di idee. Che cosa è più pura delle idealità geometriche? Però uno penserebbe che queste idee sono cose che sono sospese nel cielo, sopra tutte le vicende degli uomini e non hanno niente a che fare né con gli uomini né con la tecnica. Adesso però immaginiamo che ci sia un geometra, il primo geometra, il protogeometra, immaginiamo che sia Talete, che scopre un teorema. Questo teorema viene scoperto, però come si fa a conservare il teorema? Questa idea che è entrata nella storia attraverso la scoperta del teorema? Beh, innanzitutto il primo geometra deve ricordarsi questa idea, perché se non se la ricorda l'idea è destinata a sparire. Quindi è necessario che venga registrata nella testa del geometra. Ma poi, visto che il geometra è un essere umano, quindi destinato a sparire, è necessario che questa idea venga trasmessa a qualcun altro, cioè che il geometra racconti a qualcun altro questa idea. E poi, visto che questi due moriranno tutti e due, è necessario che questa idea venga scritta. Solo la scrittura garantisce la tradizionalizzazione dell'idea, cioè ci permette di dare una dimensione consistente a quest'idea, far sì che l'idea sopravviva. Allora, fin qui Husserl, è Husserl che sta ragionando su questo. Derrida trae le conseguenze di questo. Se le cose stanno in questi termini, l'iscrizione, la registrazione, la tecnica non è qualcosa di esterno all'idea, è qualcosa di costitutivo dell'idea, fa parte dell'idea, rientra nelle necessità delle idealità il fatto di poter essere salvato e registrato. Le due fasi precedenti del pensiero di Derrida, quella fenomenologica e quella, diciamo così, grammatologica e ontologica, sono due fasi di tipo molto astratto, cioè evidentemente Derrida mette in scena il suo pensiero che consiste nel dare una dimensione anche concreta nell'astratto, dopotutto il nocciolo del suo pensiero è trovare l'elemento concreto che sta alla base dell'astratto, la scrittura, qualcosa di concreto che sta alla base dell'idea, della presenza, della coscienza, quindi davvero una specie di materialismo di fondo che sta alla base di tutto questo tipo di analisi. Però quello che è interessante è come dopo il 1980 queste strutture fortemente astratte entrino in dialogo con invece i momenti dell'attualità e della politica e del dibattito del mondo sociale nel suo assieme. Ci sono ovviamente delle circostanze che possono indurre, per esempio, Derrida a delle prese di posizione politica. Vorrei ricordarne in particolare due. Una è quando di nuovo si ritorna a discutere, a dibattere sulla questione dell'adesione di Heidegger al nazismo. Esce un libro di Victor Farias, un storico sudamericano della filosofia, che ritorna a parlare della questione di Heidegger al nazismo. Allora, visto che poi Derrida era stato un pensatore che molto si era ispirato ad Heidegger, deve prendere posizione rispetto a quella questione dell'adesione al nazismo di Heidegger e lo fa con un libro molto famoso nel 1987 che si intitola Dello spirito. In fondo dice: che cos'è che ha portato al nazismo Heidegger? Che cos'è il nazismo di Heidegger? Certo, sono delle frasi che Heidegger, dei discorsi gravissimi che Heidegger ha fatto nel 1933 e anche in seguito. Ora, questi discorsi sono forse dovuti ad una sorta di brutalità, di animalità di Heidegger? No, sono stati anzi dovuti a una specie di
culto della spiritualità di Heidegger. In fondo, l'errore politico di Heidegger, che è stato indubbiamente quello di un'adesione ad una dottrina politica totalitaria e inumana, è anche stato quello di cedere ad una sorta di esaltazione dello spirito, come se lo spirito da solo potesse salvare il mondo, senza considerare che tra le condizioni dello spirito ci sono delle circostanze materiali rispetto a cui evidentemente Heidegger si era accecato per poter fare quell'elogio dello spirito che comincia nel discorso di rettorato nel 1933 e segue in tutto il seguito della vita di Heidegger durante la Germania di Hitler. In questo saggio del 1987 Derrida dice una cosa molto importante, dice: il nazismo non è nato nel deserto, è nato in una foresta, e questa foresta è costituita da tutte le idee, le tradizioni, le culture di tutto ciò che confusamente si chiama il mondo dello spirito. Quanto dire, non pensiamo che lo spirito di per sé stesso sia qualcosa che salva e che riscatta, può essere estremamente pericoloso. E una prima norma di vigilanza nei confronti dello spirito è riuscire a riconoscerne le condizioni materiali di genesi, il che tutto sommato è una mossa tipicamente marxista. All'inizio degli anni 90, quando oramai il socialismo reale è finito, il muro di Berlino cade nel 1989, Derrida scrive un grande libro intitolato Spettri di Marx, dove rivendica l'attualità del marxismo, e questa attualità del marxismo sta proprio nel continuo invito che viene rivolto da Marx a guardare al ruolo delle condizioni materiali, delle condizioni tecniche nella Costituzione degli oggetti ideali, degli oggetti spirituali, delle produzioni ideologiche. Dopotutto ci rendiamo conto, guardando indietro tutto questo percorso del richiamare il ruolo della scrittura, della tecnica, della materialità nella costituzione dell'idea, ci rendiamo conto che c'è questo forte impianto marxiano, benché poi dopo Derrida non sia mai stato marxista nella pratica politica, che per Derrida viene vissuto come un'esigenza fondamentalmente etica, cioè l'idea è che bisogna render conto e rendere giustizia del mondo, e per essere giusti e rendere giustizia del mondo bisogna rendersi conto del fatto che questo mondo non è soltanto una spiritualità disincarnata, ma ha un'origine tecnica, un'origine materiale. Nel libro su Marx c'è la continua immagine di Amleto. Amleto è il grande interlocutore di Marx nel libro Spettri di Marx, che prima di vedere lo spettro di suo padre sul castello di Elsinore dice: il mondo è uscito dai suoi cardini, il mondo, questo mondo che è uscito dai suoi cardini, questo mondo che ha perso il controllo di sé, è un mondo che non si rende conto delle proprie origini. Quindi questo continuo appello di Derrida alla tecnica, alla scrittura, al fatto che tutto ciò che è nobile e spirituale in noi non va banalmente ricondotto o ridotto a un'origine materiale, ma non può prescindere da un continuo confronto con questa origine materiale. L'immediatezza risale alla mediazione, la coscienza è sempre qualcosa che richiede dei supporti e delle iscrizioni, la presenza è qualcosa di sempre intaccato alla possibilità della sparizione. Tutta questa serie di elementi non vuole essere semplicemente un dire non c'è niente di alto, tutto è basso, al contrario, l'alto esiste, ma questo alto ha delle radici ben profonde dentro alla materialità dell'esistenza, e questo in fondo va nel senso di riconoscere questo e far spazio a un'esigenza di giustizia. E questo è l'elemento poi etico di fondo del pensiero di Derrida. A un certo punto Derrida, ormai negli anni 90, nell'ultima fase del suo pensiero, a un certo punto ha detto: la giustizia è l'indecostruibile. Voleva dire che noi possiamo smontare tutto, ma non la giustizia,
e con questo lasciando intendere che un'esigenza di giustizia, quello che ci spinge a smontare tutto, è proprio per rendere ragione del mondo che noi dobbiamo procedere a questo lavoro di continua decostruzione. Allora questo, se vogliamo, è il significato profondo dell'impulso etico che sta al centro della riflessione di Derrida. Da una parte l'analisi sofisticata del nostro tempo, della tradizione filosofica, delle nozioni centrali di coscienza, presenza, essere, facendo vedere questo gioco complesso per cui ciò che si offre come immediato è il risultato della mediazione, ciò che si offre come ideale ha sempre a che fare con la materialità, ma questo non per uno svago così, una specie di divertimento da professore che non sa cosa dire a lezione, ma perché dentro a questo tipo di operazione ne va di un problema di giustizia. Se noi non ci rendiamo conto che, per esempio, all'interno dei rapporti di produzione ci sono delle strutture materiali, e se noi dimentichiamo questo, ci comportiamo ingiustamente nei confronti della realtà storica in cui viviamo e con questo commettiamo ingiustizia. Analizzare e decostruire si rivelano quindi da ultimo come una questione di giustizia.